Nata a Firenze nel 1953, la Braccialini rappresenta un percorso imprenditoriale che attraverso i decenni racconta un paese che si è inventato, nello stile di vita e nella qualità dei suoi prodotti. Una storia familiare che ci rende visibile cosa è stato e cosa rappresenta ancora oggi il Made in Italy. Io ho cominciato a fare la pellettiera solo per un caso. Ci siamo inventati un lavoro. Il lavoro era di organizzarci con dei piccoli artigiani e c'erano tutti questi artigiani che facevano delle cose carine, molto fresche e molto adatte all'estate. Abbiamo pensato che era meglio mettere una piccola fabbrica per conto nostro. La cosa bella che abbiamo fatto, una cosa innovativa, è che abbiamo preso i materiali di paglia e li abbiamo assemblati con la pelle. Di conseguenza venivano delle borse ibride che non erano della pelletteria, ma non erano più nemmeno dell'artigianato di paglia. E veniva fuori un prodotto innovativo. Abbiamo continuato su questo stile, assemblando le cose più incredibili. Praticamente tutto il materiale che gli altri non pensavano nemmeno di adoperare, io l'ho adoperato assemblandolo insieme e facendo dei patchwork molto particolari. Anche oggi, se ripenso a quello che facevamo allora, trovo bello quello che ho fatto, innovativo, creativo. Questa intuizione di Carla Braccialini segna l'inizio di una nuova era, non solo per Braccialini, ma per la moda e il costume italiano. Dal 66 in poi la ditta si è ampliata, si è continuato sempre a fare però borse fantasia. La realtà è che noi siamo nati in una fabbrica, cioè nel senso, mia madre e mio padre erano lì. Vissuto praticamente dall'odore della pelle, voglio dire, che ne so, al rumore dei martellini per rimboccare la pelle, fin da quando praticamente ero molto piccolo. I rumori, gli odori, quindi era sicuramente qualcosa che rimane dentro i ricordi proprio dell'infanzia. La nostra forza, se siamo cresciuti in tutti questi anni e abbiamo sviluppato bene la fabbrica, eccetera, è sempre all'insegna della fantasia.